Signor Presidente, signori della Corte, signore e signori della giuria, siete chiamati a giudicare un uomo che non vi dirà niente, che non ha mai detto niente. Nessuno l'ha mai sentito urlare, nessuno l'ha mai sentito piangere, nessuno l'ha mai sentito ribellarsi. Un uomo che tiene tutto dentro di sé. E nonostante questo, sente il dolore, prova la sofferenza, e da tanto tempo. Da quando sua madre lo abbandonò, come si abbandona un cane sulla piazzola di un'autostrada. Eppure era un bambino grazioso, tutto biondo, pieno di ricci. Lei aveva tanti capelli, vero? Buongiorno. Salve. Sì? Esco adesso dal tribunale. Sì, è andata molto bene, assoluzione. Sì, sono contento. Sì? Come? In che senso catastrofico? Davvero bravo, complimenti, eh? Hai visto? Una lettera di richiamo. Sì, ho visto. E cosa hai combinato, Arthur? Non è colpa mia. Ah, sì, certo. Non è mai colpa tua. Devi proprio fumare qui dentro. Ma non posso più fumare a casa mia. Ho 3 casi di cancro ai polmoni nel reparto e 2 non hanno mai fumato, Va perciò. bene, va bene. Dunque, il professore vuole vederci. Sai cosa succederà se vieni cacciato, Arthur? Saremo costretti a metterti in una scuola privata, come la Sant'Orsola, per esempio. È quello che vuoi? Andare dalle Orsoline? Non posso, devo essere cattolico. Non serve essere cattolici per frequentare una scuola privata. Basta pagare, punto. Di qualcosa anche tu, per favore. Su, a letto. Così non può andare, capito? Credi che ci divertiamo, tua madre e io, tutte le sere a fare i poliziotti? Già torniamo stremati. Questa volta ci vai tu dal professore. È bravo, l'hai fatta arrabbiare. E sta attento! Buonasera. Si accomodi. Lei è? Antoine Sarlat, il padre di Arthur, per la lettera di richiamo. Ah, sì, Arthur, Arthur. Arthur. Immagino niente di buono per averci mandato a chiamare. No, no, dal punto di vista scolastico non ha problemi, è un ragazzo capace, studia. No, il richiamo è stato fatto per svegliarlo un po', ma dovrebbe essere promosso senza problemi. Ah, sì? Sì. L'ho rassicurata? Spero che questa cosa lo sveglierà, come dice lei. Comunque volevo vederla per parlare un po' d'Arthur. A casa il ragazzo com'è? Si comporta bene. Sua madre dice che sta cambiando,
che sta diventando insolente, ma io lo trovo educato. È vero? Lei è severo? No, per niente. Mio padre era molto autoritario, molto rigido. Urlava spesso, la cosa mi ha segnato. Ah. Non voglio fare lo stesso errore con i miei figli. Molto bene. Mi dica, che lavoro fa? Sono un avvocato. Ah, bene. Allora è un uomo realizzato. O almeno è l'impressione che dà. Non saprei. Spesso non capiamo l'effetto che facciamo sugli altri. Forse è proprio così che suo figlio la vede. Una persona importante, un eroe. Lei crede? Non lo so, ma provi a parlarne con Arthur. Deve scoprire che suo padre è una persona normale, che è un uomo forte, ma che spesso ha anche dei dubbi. Forse mi sto impicciando di cose che non mi riguardano. No, lei ha sicuramente ragione. È un ragazzo molto sensibile, ma fa fatica ad esprimere i suoi sentimenti, non trova? Forse, ma tutti i ragazzi sono così, no? Le assicuro che molti non si fanno problemi a dire quello che pensano. Ciao. Ciao. Allora, ho visto il tuo professore, il signor... Cholet. Sì, è simpatico, è veramente simpatico. Arthur, guardami mentre ti parlo. Che stavo dicendo? Sta fermo con quella gamba. Sai, anch'io ho avuto qualche problema a scuola quando avevo la tua età. Non ho sempre avuto buoni voti, ho avuto qualche problemino ogni tanto. Ho anche dovuto ripetere un anno. Te l'avevo detto? Me l'ha detto mamma. Ah, sì? Comunque era soprattutto per colpa della mia indisciplina. Non sopportavo l'autorità. Perché ai miei tempi non era come oggi, sai. Non portavamo i coltelli e non insultavamo i professori. Non porto coltelli. Ma ci mancherebbe. Ascolta, Arthur, ti dirò una cosa. La vita ci riserva molte delusioni, molte. Ma ti dico anche che alla fine il lavoro paga sempre. Cosa leggi? Papà Goriot. Ma bello, è molto bello, Papà Goriot. Beh, è da leggere. Allora, ciao. Ciao. Chi è questa bambina? Chi è questa bella bambina che ride? Che c'è? Sopra il solletico, eh? È tuo padre. Hanno rubato alla casa di campagna. Oh, merda. Papà, è arrivato Antoine. Ciao, tutto bene? Prendi la mia borsa. Dammi. Buongiorno. Non è possibile. Sono 20 volte che ripeti non è possibile. Non sai dire altro.
No, non mi viene in mente altro. Questi che cosa sono? Sono degli avvisi giudiziari indirizzati ad Alain. Lo sapevi che Alain aveva la residenza qui? Beh, sì, ha lasciato il suo appartamento. Doveva dare un recapito. Ma allora adesso è tutto chiaro. Che cosa è tutto chiaro? Ora Alain ha qui il suo domicilio, perciò riceve qui gli avvisi per i suoi pagamenti scaduti. E quindi che significa? Significa che non è un furto, papà. È un pignoramento. Non è possibile. Che si può fare per riavere i mobili? Pagare. È l'unico modo per impedire che vengano messi all'asta. E adesso chi me li dà 12.000 euro? Non ti preoccupare, papà. Troveremo un modo. È lui. Che fa? Cerca di acchiappare al volo una nocciolina. Ma no, nella vita. Lavora nel cinema, fa lo scenografo. È molto richiesto. È lui che ha fatto l'ultimo film di Yamakito. Fantastico. No, la cosa magnifica è che siamo sulla stessa frequenza. È la prima volta che sto così bene con un ragazzo. Dicevi la stessa cosa di Michel. Non è la stessa cosa. No, stavolta è diverso. Eccolo. Come stai, papà? Ciao. Quelli non avevano il diritto di farlo. Cosa ti hanno detto? Cosa vuoi che dicano? Non lo so, non gliel'hai spiegato? Spiegato cosa? Ho pagato, fine. Non ci credo, ma sei stupido. Non hanno il diritto di pignorare le cose a papà, è illegale. Che ne so, potevi urlare, non sei un avvocato. Ringrazialo, ti ha pagato i debiti. Tu sta zitta, di che ti impicci? Mi impiccio perché mi riguarda, questa è anche casa nostra. Non mettetevi a litigare. Non possono pignorarti niente, papà. Se ci fossi stato io ti avrebbero già riportato i mobili chiedendoti scusa. Prima cosa datti una calmata e poi smettila di dire stronzate. Mi tratti con superiorità. Bene, io vado a letto. È perché hai un po' di soldi? Però ti fanno comodo, eh? Tu sta zitta, impara a stare al tuo posto. La vuoi smettere? Comunque hai pagato e non ti aspettare che ti restituisca un euro. Hai sentito? Fuori dai piedi! Vattene! Smettetela, tutti e due! Smettetela! E tu non gli dici niente? Sta tranquillo, me ne vado. Adesso chi lo rivede più? La cosa insopportabile è che papà non dice mai niente ad Alain. Lo ha sempre protetto, come se fosse un malato. Anche se in un certo senso è malato. Abituati, tanto non cambierà mai. La cosa peggiore è che alla fine, quando tornerà, lo accoglierà ancora come se niente fosse. Alain è il figlio del prodigo, sai, quello che sperpera i soldi mentre l'altro resta dal padre per mandare avanti la fattoria e quando il figlio torna... Sì, il padre... ti ringrazio, conosco la storia. Le sorelle è come se non esistessero. Le sorelle non interessano a nessuno, purtroppo. Delle sorelle se ne sbattono tutti. E comunque la mia analista non sarà contenta. Ne avrò di cose da raccontarle martedì. La storia del pignoramento le piacerà moltissimo. Tu sei in analisi? Sì, da 6 mesi ormai. Perché non me l'hai detto? Beh, non ti dico mica tutto. Comunque uno scopre delle cose interessanti su di sé, sulla sua vita, sui comportamenti. Io ho capito parecchie cose. Tipo? Sì, le mie prime mestruazioni il giorno del funerale di mamma. Non so se capisci. Non capisco e credo di non voler capire. Significa che sono diventata adulta, cioè una donna il giorno che mamma è morta. Avevo solo 10 anni. Se ci ripenso, provo tanta pena. E allora smettila di pensarci. Devo fare la pipì, controlli tu. Dai, sbrigati.
fazzolettino? No. Poco male. Vieni. Che cos'è? Un invito a un corso di istruzione religiosa. Chi te l'ha mandato? Il professore di Arthur, il professor... Centro polivalente. Ah, sì, è dove Arthur faceva judo. Ma perché lo manda proprio a me? Che ne so, gli avrei detto qualcosa. Non gli ho detto niente. Non gli ho detto proprio niente. Avete parlato di religione? Assolutamente no. Andiamo, mi ci vedi a parlare di Gesù Bambino? Con il professore, poi. Ma devi avergli detto qualcosa. In ricordo della bella conversazione che abbiamo avuto. Ti dico di no, non sono mica matto. Non abbiamo parlato di questo. Di cosa avete parlato? Di che? Di Arthur. Ho cercato di essere cortese. Ma se sei gentile con qualcuno, la cosa ti si ritorce contro. Sì, ogni volta è la stessa storia. Guarda Janine. Non appena siamo gentili con lei, si autoinvita. Comunque, in ogni caso, non voglio più vederla qui. Senti, non lo so. Forse hai la faccia da cattolico. Magari è questa pettinatura. Da quando vai da quel barbiere ti è venuta una testa piccola. Ora fanno proseliti anche nelle scuole pubbliche. Roba da matti. In ogni caso se lo sogna. Non ho tempo per fare il pagliaccio in una stanza insieme a una manica di cattolici. Avrà invitato anche tutti gli altri genitori. Ma io che ne posso sapere? E se la prende con Arthur? Ho la testa piccola. Buonasera. Buonasera. Magari proviamo a inserirla. Che dire? Proviamo a farla in do minore, tu che la pensi? È la madre di un allievo. Mi scusi? Niente. Bene, iniziamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Da noi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre mai in tentazione, ma liberaci dal male, ma liberaci dal male.
convinzione, andiamo. Chi tra di voi desidera essere amato? Avete paura di rispondere a questa semplice domanda? Chi desidera essere amato? Io ero lì, con la mia manina alzata. Sì, desidero essere amato. Quella sembrerebbe proprio una setta. È esattamente quello che ho detto io. Ma no, è solo un circolo culturale inoffensivo. Una sorta di catechismo per adulti. Già, attento però. È così che funzionano le sette. Sembrano buoni, ma poi sfruttano le debolezze delle persone. Esattamente. Ma non è che facciano molti proseliti. Eravamo quattro gatti. La prossima volta... Aspetta, vuoi continuare? Beh sì, per due mesi, due volte a settimana. Bisogna essere motivati. Ma alla fine che cosa vi hanno detto? Di cosa avete parlato? Ci hanno detto che tutti desideriamo essere amati. Che compensiamo il nostro bisogno d'amore con i piaceri, le ricchezze, con il bisogno di riconoscimenti. Mm-hmm. Tutte cose inutili. Fortunatamente Dio c'è, ci ama, Dio è amore e Dio ci può cambiare la vita. Mi è venuta voglia di provare, credo che verrò anch'io. Dovresti, Armel, ti farebbe molto bene. Mi dovrei sentire offesa? Ma ci credi? Tieni. Grazie. Butta fuori la cicca? Sì. No, eccoti qua, bene. Dì al tuo professore che sono andato alla sua cosa, al catechismo. Era da schifo. Ho detto questo per caso? No, digli soltanto che ci sono andato. Ok. E che l'ho trovato abbastanza interessante. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Buongiorno, signore. Buongiorno. Cos'hai lì? La Bibbia. Lo vedo. Perché leggi la Bibbia? Pensa che mentre andavo a quella riunione mi sono reso conto che non l'avevo mai letta tutta. E allora? Nemmeno io ho mai letto la Bibbia per intero. Anzi, non l'ho mai aperta. Beh, è deplorevole. Poi sgridiamo Arthur perché non legge i classici. E quindi? Com'è? Ho appena iniziato. Avanti. Leggimi una frase. D'accordo. Una a caso. Che c'è di più pesante del piombo? E qual è il suo nome se non quello di stolto? Sabbia, sale e massa di ferro sono più facili a portare che un insensato.
Continua. Così mi attormento. Sei davvero pessima. Hai detto al professore che sono andato a quell'incontro? Sì, sì. Che cosa ha detto? Niente. Non ha detto proprio niente? Sì, ha detto molto bene. E gli hai chiesto perché lui non è andato? No, non l'ho fatto. Andiamo, ti avevo chiesto di farlo. Ma mi ascolti quando ti parlo? Vuoi che glielo chieda? Ma no, che vuoi chiedere? Chi se ne frega se non è venuto? Pensa piuttosto a studiare, per favore. Sì? Potrei riavere il registro firme? Sì, sì. No, no, aspetta, ci sono delle cose che non ho firmato. Ah. Te lo porto io, Natalia. Ah, d'accordo. Difficile da spiegare. Molto bene. Avvicinati. Ho visto la luce e sono entrato. Noi stavamo facendo un giro per parlarci e perché ognuno si presenti e racconti perché è qui. Coraggio, vi ascoltiamo. Marie-Luce e François Bailly, sposati, abbiamo 6 figli. Siamo molto credenti e praticanti. Siamo qui perché alcuni amici hanno seguito questo programma che gli ha sconvolto la vita. Ecco. Tutto qui. Molto bene.